Onorevole, passiamo all'interrogazione numero 3961 dei deputati Luigi Gallo ed altri concernente iniziative di competenza per assicurare una piena vigilanza da parte di Consip in qualità di centrale unica di committenza per la pubblica amministrazione. Prego, onorevole Vacca. Il deputato Gianluca Vacca ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente. Ministro Padoan, a luglio 2012 Consip, per conto del suo Ministero, ha indetto una gara per la pulizia nelle nostre scuole, una torta di ben 1 miliardo e 600 milioni di euro. Tra le società vincitrici ci sono il CNS, della quale faceva parte anche Buzzi, e la Manuten Coop, una delle principali aziende rosse che negli anni ha finanziato partiti e politici di centrosinistra per svariate centinaia di milioni di euro. Ebbene, un mese fa l'antitrust ha multato le cooperative vincitrici per più di 100 milioni, in quanto avrebbero violato la concorrenza mettendosi d'accordo per spartirsi la gigantesca torta di, lo ripeto, 1 miliardo e 600 milioni di euro. Già un anno fa il mio Movimento 5 Stelle denunciò questo rischio e nonostante ciò il vostro stesso governo ha foraggiato questo sistema. Il ricorso alla Consip dovrebbe avere la finalità di far risparmiare soldi e invece in questo caso lo Stato si è ritrovato a spendere oltre il doppio di quanto sarebbe costato il servizio senza l'affidamento alle cooperative, cioè 280 milioni di euro secondo le vostre stesse stime. Oltre a maggior costo abbiamo avuto lavoratori sottopagati, scuole sporche e in alcuni casi chiuse dalle ASL. Come sempre i cittadini ci hanno rimesso. Chiediamo quindi quali iniziative intende adottare per garantire una maggiore vigilanza ed evitare situazioni come quelle appena descritte. Grazie. Grazie. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Padoan, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. L'affidamento a Consip della gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, citata dall'onorevole interrogante, si inserisce in un quadro di interventi atti a dare soluzione alle problematiche di gestione dei servizi di pulizia degli istituti scolastici. I servizi risultavano già esternalizzati dal 1999 con contratti più volte prorogati, su cui la Comunità Europea aveva tra l'altro aperto una procedura di infrazione. In tale contesto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il MIUR, ha dato mandato a Consip di procedere alla realizzazione di una gara per la stipula di una convenzione ex articolo 26 legge 488 del 99 che consentisse agli istituti scolastici di stipulare nuovi contratti aderendo alla convenzione, affrancandoli dall'onere di avviare autonome procedure di gara. Come noto, la Consip, in base alla normativa vigente, attua per conto del MEF il programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, attraverso diversi strumenti, fra cui le convenzioni ex articolo 26 della legge 488. Si evidenzia che alla Consip non sono attribuiti compiti di vigilanza su eventuali intese anticoncorrenziali. Tali compiti spettano infatti all'autorità garante della concorrenza e del mercato. La Consip, a tal fine, ha provveduto a sottoporre al vaglio preventivo dell'Agenzia di Garante della Concorrenza la documentazione della gara in oggetto. Quest'ultima, con parere 970 del 3/7/2012, ha ritenuto che le previsioni contenute nelle bozze di documentazione fossero sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi dalla medesima autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip e non ha sollevato alcuna censura al disegno di gara. In sede di istruttoria, quindi, la Consip ha collaborato fattivamente con l'Agenzia Garante della Concorrenza fornendo la documentazione relativa agli esiti di gara. Infine si evidenzia che in considerazione del provvedimento con cui l'Agenzia Garante ha accertato un'intesa anticoncorrenziale tra CNS, Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Manuten Coop Facility Management SPA, Quadra SPA e Roma Multiservizi, la Consip assumerà le conseguenti autonome determinazioni nel rispetto della normativa vigente. Grazie, Ministro. Alla Consip non sono attribuiti compiti di vigilanza, ha detto Padoan. Ministro, è incredibile come a questo governo non interessi nulla dei soldi di noi cittadini buttati e bruciati due volte. Qui non stiamo parlando di centesimi, ma di 1,63 miliardi di euro per ciò che già facevano ex bidelle e bidelli ora ausiliari e che voi affidate invece a ditte e cooperative esterne. Bruciati i soldi dei cittadini sia perché non serve appaltare un servizio che possa essere svolto dal personale statale con costi minori, sia perché negli appalti non siete capaci di garantire una corretta concorrenza tra aziende e quindi non producete nessun risparmio. Eppure la soluzione a portata di mano, sbloccare 13
13.000 assunzioni del personale ATA che ci costa meno dei vostri appalti, salvaguardando i diritti dei lavoratori che oggi vengono sfruttati e la pulizia delle scuole che oggi non è garantita. Ma la soluzione perfetta a voi non piace, non perché voi siete politicamente incapaci, ma perché finirebbe la mangiatoia di Stato per le vostre cooperative rosse e bianche, per le vostre ditte amiche, finirebbero i finanziamenti alle vostre campagne elettorali, finirebbero le assunzioni facili all'interno delle cooperative, visto che da 11.000 posti si è arrivati a stimare 22.000 operai alle dipendenze di queste aziende. Voi proteggete l'amico Di Poletti, il presidente della Manutencoop Levorato, uomo del Partito Comunista Italiano che è un abitué delle procure, indagato per reati che vanno dall'abuso d'ufficio all'associazione a delinquere, dalla turbativa d'assa al falso in atto pubblico. Difendete l'uomo delle cooperative russe che ha finanziato la campagna elettorale di Piero Fassino ed è stato coinvolto anche nell'inchiesta d'Expo, a difendere i lavoratori, a difendere gli studenti e i genitori che vogliono delle scuole pulite per i loro figli, a difendere gli amministratori che vogliono sfuggire al monopolio delle cooperative e ditte amiche per risparmiare i soldi dei cittadini e offrire più trasporti e più asili nido, ci sarà sempre il Movimento 5 Stelle. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3.900.